Benvenuti in un nuovo video di Microcose. Era un po' di tempo che non tiravo fuori il mio piccolo Frankenstein. Sì, lui, Frankie per gli amici. L'obiettivo che ho fatto io, male ovviamente, presa da non so quale spirito folle, l'ho accrocchiato per fare delle foto. Queste strane foto. Sì, ho avuto un periodo di foto strane, dopo che ho preso la mia prima digitale mi sono sbizzarrita perché tanto lo spendevo nello sviluppo, quindi yeah, apriamo le gabbie! Comunque, sul mio canale ci sono diversi video strani fatti con roba vintage e continueranno ad esserci, ma ci sono anche dei video decisamente più seri con degli argomenti più moderni, quindi se vuoi puoi iscriverti, così non li perdi! Piccolo Frankenstein negli anni ha subito varie modifiche, cioè sono stati aggiunti dei pezzi per migliorarne la performance. Sì, detta così sembra così da roba seria, invece non tanto. Il nucleo originale è lui, il Meyer Optic Corlitz, se si dice così, di Aplam, una lente da 100 mm a diaframma fisso a f3.5, perché è una lente da proiettore, ma il suo schema ottico è lo stesso del mitico Trioplan, quindi mille bolle di bokeh per tutti. La prima versione è stata il Diaplan, infilato dentro un tubo di prolunga con vite M42 e un adattatore M42 per EOS. M42 è la sigla del vecchio innesto a vite delle Pentax, che poi è stato adottato da varie altre case costruttrici. Molti obiettivi vintage hanno l'innesto M42, quindi la prima versione di Frankie non aveva né diaframma né messa a fuoco. Poi ho scoperto che dall'online si può ricavare degli elicoidi M42. Cos'è un elicoide? È una specie di anello che ti permette di mettere a fuoco rotandolo, quindi l'ho aggiunto a Frankie e finalmente potevo mettere a fuoco senza dovermi muovere io avanti e indietro, molto più comodo. Poi ho trovato questo pezzo di anello argentato, che è un tubo di prolunga con una specie di anello interno con cui riesco a tenere meglio fermo il Diaplan, perché è un po' troppo sottile per l'M42 e traballa un poco. Poi ho trovato altri tubi di prolunga per riuscire a mettere a fuoco anche a distanze più vicine, perché Frankie, così com'è, mette a fuoco sulla media a lunga distanza. Il tutto poi viene fissato col mitico nastro nero da elettricista, questo qui, che ho utilizzato anche per fissare il filtro al paralume del TSE 35 mm in questo video. Ora sto cercando un diaframma per Frankie. Ne ho visti online, li usano per il disegno, per fare dei cerchi perfetti, ma sono convinta che con una bella nastrata si possa fare tranquillamente anche per lui. Comunque, con la lentezza delle importazioni dalla Cina, Frankie per ora dovrà aspettare ancora un po'. In mancanza si può sempre costruire un dischetto di cartoncino nero con diverse aperture e nastrarcelo o in fronte o sul retro. Per riuscire a trovare la giusta distanza di messa a fuoco per l'infinito tra il Diaplan e il sensore della macchina fotografica, ho fatto alcune prove avvicinandolo, allontanando dalla macchina in penombra per evitare di sollecitare troppo il sensore. Così ho trovato la distanza giusta a cui montarlo dal sensore per avere le foto a fuoco all'infinito. Comunque, eccolo qui, è a video, mentre parlo ci sono le sue foto e i suoi filmati. Se ne cerchi di più, seguimi su Instagram, dove metto sempre più foto. Frankie mette a fuoco sorprendentemente bene, anche se comunque il suo è un soft focus. Ma il meglio di sé, o meglio la sua pura follia, la dà quando gli inverto una delle lenti. Sì, perché il Diaplan con cassa in metallo come questo che ho io è smontabile. Molto facilmente anche. Le lenti che lo compongono sono tre e ha uno schema molto semplice. In alcune foto e filmati ho invertito la lente vicino al sensore, creando questo effetto parecchio onirico. Poi ho provato ad invertire anche quella centrale, ma così diventa davvero troppo strano per i miei gusti. Bello come effetto sicuro, però forse esagerato. Non credo che piaccia a molti. Bene, per questo video è tutto, ciao a tutti e alla prossima!